Ciao a tutti, trucchini e trucchine, lo so che a molti non piace, ma tantissimi piace, a me pure non è che dispiace, quindi trucchini e trucchine, bentornati in questo nuovo video. Oggi torno con grandi notizie e innanzitutto, per chi non l'avesse letto, io giorno 7 mattina, circa fino alle 10 e mezza, dalle 9 e mezza, 10 e mezza massimo 11, sarò in Piazza Duomo a Milano e sarò felicissima di incontrare chi di voi avrà la possibilità di esserci. Comunque non si paga assolutamente e non ci sono liste, lo faccio comunque anche se venite in due, perché io comunque sarò lì, ma anche come guardo un po' il panorama sperando che non piova, in caso mi rifugio in galleria, quindi insomma avete aggiornamenti e ve li farò sapere anche tramite Instagram, quindi mi raccomando seguitemi su Instagram. Finalmente ritorno con un video attesissimo, recensione, ma il prossimo sarà una reaction, quindi non vi preoccupate, sono bella carica. Ho raccolto tanto materiale, sono stata ferma per circa 10 giorni, ma ragazzi ho avuto un motivo veramente serissimo. Da ieri sono avvocato, cioè io con questa faccia, cioè un avvocato che difende i diritti della terra e che diciamo cercherà di fare cambiare la normativa sulla vasellina e su tutto ciò che è inquinante. Quindi non so se esistono altri avvocati barra blogger, beauty influencer, non ne ho idea, penso di essere un caso unico, stranissimo e senza senso al mondo, ma tutto quello che faccio io non ha senso. Quindi oggi vi parlo di forfora, di shampoo antiforfora in particolare. Come sapete, io ho combattuto contro la forfora per anni, e specialmente in periodi di stress, per il freddo, per il lavoro, per l'ansia, per non si sa che cosa, io ho sempre avuto la forfora, ma proprio c'è stato un periodo in cui mi sono proprio messa lì a cercare di creare qualche cosa antiforfora che funzionasse davvero. Infatti vi ho fatto la lozione antiforfora, chiedo alla regia di mandare in onda delle immagini sulla mia lozione antiforfora, è stato un video fatto a seguito di tantissimi anni di ricerca, che chiamiamola personale, e avevo capito che quello che aiuta a combattere la forfora è cercare di incidere il meno possibile sulla delicatezza del cuoio capelluto, cioè più noi ci andiamo aggressivi più viene la forfora. Cioè, ci sono tantissimi tipi di forfora, c'è la forfora secca, cioè voi avete i capelli che non sono grassi però comunque il cuoio capelluto è, vi si desquama, vi si rompe in pezzi, avete la testa piena di pezzi di pelle, è una cosa schifosa, e io ho avuto anche quella. Esiste la forfora grassa, cioè voi avete i capelli grassi e vi ritrovate tanti puntini appiccicati in testa che fa veramente schifo, e io ho avuto anche quella. Cioè io ho avuto tutti i tipi di forfora e ho dovuto combattere per tutta la vita, e avevo risolto il problema con la mia lozione antiforfora, che vi straconsiglio di fare, molto semplice, risparmiate tanto, perché quando fate dei prodotti per capelli risparmiate davvero tanto, purtroppo li fanno pagare e certe volte molti non funzionano. Io vi ricordo che ero anche andata dal dermatologo, vi consiglio se avete un problema grave di andare dal dermatologo, perché comunque lui, questo è un video informativo, lui potrà capire qual è il vostro problema, ma nonostante questo non ero riuscita a risolverlo. Io avevo fatto un sacco di impacchi, insomma cose varie con la forfora, ma dopo un po' era come se la mia pelle si abituasse e quindi ritornavo punto a capo. Quindi in questo video vi faccio vedere quali sono i top shampoo che funzionano sia bio che non bio contro la forfora, e in particolare vi dirò quali sto utilizzando che secondo me sono infallibili. Quindi allora, il primo shampoo di cui vi parlo, cioè sono questi di cui non vi dico nemmeno l'inci perché sono prodotti bio, è lo shampoo di Bioficina Toscana, che è uno shampoo concentrato più purificante, ad azione riequilibrante per capelli grassi e con forfora. Tutti questi shampoo, anche quelli bio, vi consiglio un minimo di diluirli poco o di mescolarli con un po' di gel di aloe vera, perché anche se al primo shampoo ho avuto un'ottima situazione, non l'ho più ricomprato, infatti purtroppo non mi ha risolto il problema. Quindi a livello di inci è un ottimo inci, ti ripeto sono bio quindi nemmeno ve lo leggo, ve lo metto in sovraimpressione, ma state tranquilli, è pieno di attivi, di sostanze ottime antibatteriche, però io
non lo so, non so che problema avevo, non mi passava, però se non avete un problema grave di forfora, questo è un ottimo shampoo, si trova circa a 8 euro per 200 ml, comunque sono cari, ma se funzionano ben bang, pure bio. Un altro shampoo ottimo è quello dell'HD, che è all'olio di neem. L'olio di neem è un olio che è un po' puzzolente, però questo shampoo non è puzzolente, e che è un ottimo olio antiforfora, infatti consigliano anche di fare in pacchi, e questo è pure uno shampoo abbastanza caro, 210 ml, si trovano a 15 euro, ma vi ripeto, è bio, anche l'inci è ottimo, nemmeno ve lo leggo, quindi questo è un altro shampoo che io all'inizio ho visto che funzionava antiforfora, che secondo me potrebbe funzionare per molti di voi. Poi c'è anche quello della Bema Cosmetici, che è il pro shampoo antiforfora, circa 15 euro per 200 ml, con acqua di rosmarino ad azione antisettica, questo è pure un ottimo shampoo con un ottimo inci, quindi questi sono quelli tra i bio che io ho provato e che mi sento di consigliarvi sulla base della mia esperienza. Passiamo adesso agli shampoo da supermercato, quindi io ho analizzato adesso i più venduti, quelli che sono più presenti sul mercato, anche perché mi sono ritrovata questo a casa. Comunque, lasciamo perdere, non lo userò mai, non so chi l'ha comprato, non lo voglio nemmeno sapere. E quindi ho detto, vabbè, magari ce n'è qualcuno tra questi che, anche se per me non funziona, perché ha qualcosa di lieve, può funzionare, vediamo quali sono. Quindi li ho analizzati e secondo me fanno tutti schifo. Tutta la linea Head & Shoulder, ovviamente è la mia opinione personale, cioè non voglio essere denunciata, ma sono sincera, cioè non valgono quello che costano, cioè poco, molto poco. E se avete problemi, quindi non funzionano, tutta la linea Head & Shoulders è tutta formula, diciamo, antiforfora. Questo è quello classico, quindi trovate sempre, c'è scritto 0 parabeni, 0 fosfati e 0 paraffine, quindi uno dice mizzica, addirittura approvato da DC Aideco. Quindi ora io non lo so su che cosa, sulla base di che cosa fanno queste approvazioni, ha approvato da dermatologi e cosmetologi, nel senso che non è che morite, che magari fa qualcosa contro la forfora. Allora, io non lo voglio nemmeno provare, anche perché dentro, cioè vi dico senza paraffina, ma è pieno di siliconi, è pieno di dimeticone, cioè che è sempre comunque una sostanza inquinatissima, che comunque è sempre petrolifera. Il tetrasodium e DTA, cioè, è inquinantissimo da morire. Quando vi farò vedere le alternative, che non sono bio ma sono molto molto meglio, però all'interno comunque contiene il piroctoneolamina, che è veramente un ingrediente antiforfora. Abbiamo il sodium citrate, questo sodium xilenosolfonato, sono tutti ingredienti antiforfora. Oddio, non riesco ad aprirlo. La profumazione è buona, però cioè io non mi sento di consigliarvelo a livello di inci, perché è pessimo. E tra l'altro, non so, io in passato ne ho usati altri, forse una volta pure questo, ma non avevo di questi problemi, cioè io l'ho trovato molto normale come shampoo. Poi non so, fatemi sapere voi, così ci aiutiamo a vicenda, commentate questo video. Poi, e ora vi faccio vedere gli altri che ho analizzato, a quelli che sono riuscita a trovare da acqua e sapone, abbiamo i Fructis, i Garnier Fructis, che non so voi, ma a me sembrano tutti uguali, cioè a parte che hanno tutti la stessa fragranza, vabbè, non vuol dire niente, però cioè diversificateli almeno, cioè non posso lavarmi la testa sempre con lo stesso shampoo che ha lo stesso odore da 20 anni. Non so, poi hanno cambiato la confezione, ma non hanno cambiato mai la fragranza. E quello antiforfora è questo qua, antiforfora con la confezione verde, shampoo fortificante con pure questo zinco piritione, che vi ripeto essere un ingrediente ottimo contro la forfora, e tè verde, che è notoriamente purificante. Anche all'interno qua troviamo purtroppo dimeticone, troviamo dei conservanti, anche degli attivi bruttini come la cocamide MIPA, oppure come conservante l'alfa isometiliionione. Non sono per niente buoni ingredienti, però comunque abbiamo poi gli estratti che loro stabiliscono essere all'interno dell'inci, quindi zinco piritione, eccolo qua. Poi abbiamo anche l'estratto di buccia di limone, insomma ci sono un po' di estratti, però cioè, secondo me ce n'è così poco. Questo tanti anni fa lo provai, che anche quel minimo di forfora che avevo non me l'hanno per niente risolto. È ovvio, appena vi lavate lo shampoo avete i capelli puliti, vediamoci dopo 2 giorni e vediamo che cosa succede. Quindi io anche questo non ve lo consiglio, cioè non hanno forse una piccolissima percentuale, sono comunque molto molto aggressivi, quindi non risolvete un tubo. Poi ho voluto analizzare anche la linea Clear,
Praticamente io tanti anni fa avevo provato questo Ice Fresh Man per uomo, tipo ho detto magari un po' più strong, e infatti è una cosa esagerata. Anche all'interno troviamo un inci disastroso per l'ambiente, che è composto di cocamidemea, di meticone, di meticonol, e abbiamo un mare di PEG e conservanti terrificanti, cioè ultra inquinante, anche rischioso per la salute teoricamente alcuni ingredienti, quindi io non ve lo consiglio a livello l'inci. L'unica cosa che avevo riscontrato è che davvero c'è un'alta percentuale di mentolo, sicuramente, perché mi ha dato proprio un effetto tipo Vicks Vaporub. Quindi state attenti, perché se vi finisce negli occhi vi bruciano da pazzi, proprio è una cosa esagerata, e quindi ha questo effetto rinfrescante. Ma anche questo comunque non aveva risolto il mio problema, per come io appunto soffrivo, oltre al fatto che vi ripeto, io sono sempre contraria a questi ingredienti, questi shampoo, questi prodotti eccessivamente inquinanti. Va a finire tutto nello scarico, e quindi cioè, bisogna trovare una soluzione anche normativa, cioè io sono per bandirli tranne per scopo medico, questi ingredienti proprio non ce n'è bisogno. Anche la linea Pantene, stessa fragranza forever, cioè sempre lo stesso profumo. Abbiamo il Pantene Pro V antiforfora, anche qua troviamo di meticone. Io credo che abbia proprio lo scopo di evitare, tramite la creazione di una patina di olio di silicone, che si stacchi il cuoio capelluto con la forfora. Ma io non appena finisco di usarli, poi sono punte a capo. Anche qui cocamidemea, conservanti, accessori di formaldeide, veramente inci disastroso. Però anche qua abbiamo lo zinco piritione, quindi comunque la presenza di questo ingrediente vi fa capire che è un prodotto antiforfora, che comunque vale quello che costa. Quindi questi sono i prodotti, diciamo, che trovate comunemente in commercio. Poi ci sono altre marche, ma io non mi sono soffermata, in caso approfondiremo se siete interessati. Poi c'è il reparto tipo shampoo di nicchia, dove trovate Bio Point, dove trovate qualcosa. Io ho trovato questo a un prezzo decente della Vital Care, che non conteneva silicone, soltanto la un pochettino di conservanti bruttini, però insomma aveva degli estratti, era tutto nella confezione, aveva pure la scatola di carta. Ho detto, ma sembra una cosa buona. Zero. Questo Vital Care per me è stato deleterio, mi ha fatto venire ancora più forfora di quanta ne avessi. Quindi io questo lo strasconsiglio. Ha un odore fortissimo di menta, sì. Cioè quando mi facevo la doccia sembrava che, non lo so, stavo schiacciando la menta coi piedi. E c'è il climbazolo, che è anche un altro attivo ottimo contro la forfora, ma è uno shampoo troppo aggressivo, anche diluito, niente, non ci poteva niente, quindi anche questo bocciatissimo. E poi c'era tutta la gamma dei Restivoil, però non uno in particolare che ho dovuto comprare in farmacia. Non hanno buon inci, però già con il Restivoil, quello con il tappino blu, forse ho buttato la confezione, la cosa ha cominciato a migliorare. È uno shampoo che non fa totalmente schiuma, il Restivoil è questo qua, per chi non l'avesse presente. Lo vendono questo qua, che è l'unico che io sono riuscita, diciamo, ad utilizzare per risolvere il mio problema. Lo vendono solo in farmacia, l'ho preso a 10 euro e per 150 ml, ma non ha buon inci, quindi questa cosa non mi piaceva, perché è pieno di PEG, anche se non ha di meticone. Poi però c'è la trietelonammina, il disodium DTA, il BHT, il BHA, cioè sono tutti ingredienti anche inquinanti, quindi a me non faceva piacere utilizzarlo. Però l'unico che davvero ha funzionato, che mi ha fatto passare al primo shampoo la forfora, è stato questo Restivoil Zero, quello quindi con la scritta argentata e marrone, che io ho trovato solo in farmacia. Quindi questo funziona davvero, ma gli altri Restivoil non mi risolvevano la situazione. E poi in cima alla lista ci sono i La Roche-Posay, sono questi qua, che io vi straconsiglio di comprare. Il Restivoil lo trovate allo stesso 10 euro, questo è circa pure 10-13 euro, però online lo potete trovare anche a 8 euro. E questo è il mio preferito in assoluto, quello con la bandina arancione, mentre questo è pure ottimo, però è più a gel, questo è più a crema, ed è quello con la bandina azzurra. Hanno buon inci, cioè non sono bio, ma hanno buon inci, e io vi giuro che ho risolto il mio problema di forfora utilizzando questa marca. Cioè io penso di avere fatto la scoperta della vita, c'è un ciglio. E questi
hanno un inci accettabile, non contengono siliconi, i conservanti sono buoni, hanno soltanto qualche peg di troppo, e quello a gel, che infatti non ricomprerò più, ha anche la Ecocamide Mipa, che ha inci rosso, quindi non lo comprerò più, però comunque funzionano, cioè se avete un problema serio funzionano. Ora vi metto l'inci in sovraimpressione, questo a gel, a parte che il profumo è buonissimo, è super delicato, fa schiuma, mentre questo non fa un briciolo di schiuma, mi dà fastidio perché non capisco se mi sto lavando i capelli o meno. Questo fa schiuma, ma è delicatissimo, e ha quindi sodio lunetersolfato, che è un tensiattivo primario, con inci giallo, betaina, che è inci verde, che è un altro tensiattivo, cocamide mipa, che è un tensiattivo a inci rosso purtroppo, glicerina, sale, e poi abbiamo tutti questi ingredienti, che è acido salicilico, acido citrico antiforfo, glicerina laurate, che è un altro tensiattivo, e solubilizzanti vari. E poi abbiamo dei peg, purtroppo sono questa la parte brutta dell'inci, piroctoneolamina anche qua, e il policoternium, che è districante, infatti vi lascia i capelli liscissimi, e poi abbiamo di nuovo acido salicilico, zinco DPA, e i conservanti sono buoni, cioè abbiamo sodio benzoato e sodio idrossido, cioè sono a inci verde, quindi è un inci accettabilissimo, ma io preferisco questo qua perché ha cremina, quindi mi coccola un po' di più, e infatti ricoprerò sempre questo, che è sodio monoresolfato sostanzialmente uguale, in più c'è anche l'arginina, quindi è ottima anche per evitare la caduta dei capelli, come sapete mi piace. E poi abbiamo anche e piroctonolamina, ma non c'è il l'altro ingrediente che c'era qua, che era lo zinco, insomma sono un po' diversi, purtroppo anche questo ha dei peg, il policoternium, però anche qua abbiamo gli conservanti, che sono buoni, quindi io per quello che è il prodotto, cioè sostanzialmente è davvero, lo vendono in farmacia soltanto, è un prodotto risolutivo, lo trovo l'unico con inci accettabile che ho trovato per adesso e che funziona davvero, quindi ve lo straconsiglio, cioè con questo il giorno dopo non avete più forfora, cioè assolutamente non vi passa definitivamente, quindi questo è quanto. Io i saluti del video scorso li farò nel prossimo, perché adesso devo assolutamente passare a fare altri video, quindi già ve lo annuncio adesso. Io spero che questo video vi sia stato utile, spero che mi lasciate tutti i vostri commenti, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!